Buon pomeriggio, ben trovati, ritorniamo per una nuova lezione. Bene, ieri abbiamo iniziato, è terminata la nostra lezione, parlando, descrivendo i principali indicatori cinematici che possono essere osservati sulle superfici di faglia con l'obiettivo di poter riconoscere e ricostruire il movimento che i due blocchi di faglia relativamente tra loro hanno diciamo, effettuato durante la vita, diciamo, della faglia. Quindi abbiamo detto che gli indicatori cinematici rappresentano degli elementi fondamentali, essenziali, per riuscire a ricostruire la cinematica delle rocce durante il meccanismo di deformazione. Oggi continueremo cercando di farvi vedere in maniera diretta attraverso delle fotografie di affioramento come si osservano realmente gli indicatori cinematici sui piani di faglia. E continueremo questa lezione parlando di altri indicatori cinematici che hanno delle caratteristiche differenti e rientrano all'interno di quella che nella geologia strutturale si chiamano strutture duttili fragili, cioè delle strutture tettoniche che appartengono sempre alla famiglia degli indicatori cinematici, che sono costituiti sia da deformazioni di tipo fragile, quindi delle strutture fragili, delle fratture, sia anche delle strutture duttili, cioè delle strutture che assorbono meglio in maniera plastica la deformazione. Continuiamo quindi, iniziamo quindi questa prima parte della lezione di oggi cercando di riconoscere, per esempio, da questo affioramento che si osserva in questa fotografia, quali sono appunto gli indicatori cinematici presenti su questo affioramento. Cosa si vede? Si intravede, chiaramente possiamo eventualmente ridurre un poco la lavagna perché serve a poco e magari aumentare un poco l'immagine, diciamo, che rappresenta, diciamo, l'obiettivo principale di questa presentazione. Quindi cosa vediamo? Qui possiamo vedere una superficie più o meno liscia, che ci garantisce che siamo davanti ad uno specchio di faglia, su cui vediamo delle strane delineazioni, come se fossero dei graffi che sono stati lasciati su questa superficie rocciosa, che hanno una diversa distribuzione, diversa orientazione. Bene, queste linee che si osservano, diciamo, questi graffi, queste strutture raschiate, questi segni, che si trovano sulla superficie di faglia, costituiscono delle strie di scorrimento, cioè ci danno una informazione che la superficie, il blocco roccioso che stava appoggiato alla superficie che noi vediamo in questa immagine, alla parete rocciosa che vediamo in questa immagine, si è spostata traslando l'una sull'altra, lasciando questa informazione sulla direzione, la rumbo, ok? Sulla direzione di movimento che il blocco roccioso che noi non vediamo più, che era appoggiato alla superficie che vediamo, si è spostato, lungo la quale si è spostato. Infatti possiamo vedere che questa è l'orientazione preferenziale, quindi il blocco di roccia che non vediamo più perché stava appoggiato alla superficie, si è spostato o muovendosi verso l'alto, muovendosi verso. Se osserviamo questa porzione di roccia, invece, ci accorgiamo che le strie di scorrimento hanno un'orientazione più o meno obliqua, cioè io le posso riformare, ricreare, che sembrano orientate così, mentre quelle
che abbiamo visto in questa parte centrale, che qui sono invece orientate, magari sembrano un po' più verticali. Ok, questo ci dà una doppia informazione, cioè che il movimento del blocco di roccia che era posizionato esattamente sopra la superficie ha subito un movimento ad intervalli temporali differenti. Un iniziale o un secondo movimento, cioè un primo movimento che segue questa direzione qui, quindi o verso l'alto o verso il basso, quindi può aver subito un movimento lungo queste frecce, mentre se utilizziamo questi indicatori cinematici il movimento è avvenuto in maniera obliqua, o sempre verso l'alto, sempre verso il basso. Se vi ricordate, io vi ho accennato all'inizio, qualche lezione precedente, che esiste un parametro che si misura direttamente sulle superfici geologiche, in questo caso sulle superfici di faglia, che ci permette di ottenere un'informazione sulla giacitura, cioè sulla sull'attitude delle linee che sono presenti sulla superficie. In questo caso il valore angolare che noi misuravamo, se vi ricordate bene, era l'angolo che le strie di scorrimento, quindi questi segni che sono presenti sulla roccia, formano con la direzione, con l'arrumbo misurabile su questa superficie geologica, in particolare sulla faglia. Quindi possiamo definire, per esempio, che se la direzione, l'arrumbo di questa superficie è esattamente questa linea, d'accordo, possiamo calcolare l'angolo che abbiamo chiamato angolo di rake o pitch della faglia, se vi ricordate bene, lo possiamo misurare come l'angolo minore di 90 gradi, che lo chiamiamo R, che qui ha questo valore angolare di circa 60 gradi, mentre qui ha un valore angolare di circa 80 gradi. Quindi quest'angolo di Rake è maggiore, qui siamo nel campo delle faglie deep slip, qui abbiamo un angolo di Rake compreso tra 70 e 30 gradi, e quindi possiamo dire che questa faglia, okay, è una faglia che ha una componente obliqua, un rigetto obliquo, quindi può essere definita nell'insieme delle faglie intermedie tra le faglie strike slip, trascorrenti, e le faglie drip slip, quindi una faglia o traspressiva o trastensiva. Quindi tutte queste informazioni noi le abbiamo recuperate attraverso l'osservazione degli indicatori cinematici presenti sulla superficie. Abbiamo detto che da sole le strie di scorrimento non ci permettono di distinguere, diciamo, una faglia, una cinematica univoca, cioè distinguere una faglia diretta da una faglia inversa, una faglia trascorrente destra da una faglia trascorrente sinistra. Per poter quindi riconoscere il verso di movimento di un blocco relativo a un altro, dobbiamo utilizzare altri indicatori cinematici. Per esempio, in questa immagine spettacolare, bellissima, si osserva come la superficie di faglia è caratterizzata, oltre che da queste linee che marcano al solito le nostre strie, che in questo caso sono orientate in questo modo, in questo caso hanno una orientazione preferenziale, così, queste sono più o meno l'orientazione delle linee, delle strie che si vedono lungo questa superficie. In più ci accorgiamo che la superficie è caratterizzata dalla presenza di uno strato pellicolare di colore bianco che è costituito da un minerale, in questo caso si tratta di calcite, che si è accumulata e depositata e precipitata all'interno della frattura che si era formata tra i due blocchi.
quando il blocco, che in questo caso al solito stava sopra questa superficie, è stato spostato, quello che rimane è questo minerale, la calcite, spalmato sulla superficie durante il movimento del blocco che stava sopra. Se la osserviamo bene e facciamo riferimento a questo schema presente nella parte in alto a destra, in nero è rappresentato la calcite, ci accorgiamo bene che questa geometria, quindi con questo gradino, con questa faccia rivolta nel senso del movimento, è esattamente qui rappresentata da questi gradini. Cioè noi vediamo su questa superficie delle strutture che sono delle strutture fatte così, come questa, dove riconosciamo esattamente queste facce, che sono dei veri e propri gradini, come quelli che sono qui rappresentati, che ci danno chiaramente il senso di spalmatura, ok, come se il blocco che stava sopra rappresentava un coltello che sta spalmando del burro su una superficie sottostante. Ecco, spalmando, il senso di spalmatura del burro ci dà l'informazione che il blocco che stava sopra si è spostato seguendo questa informazione. Quindi, dando per scontato che la superficie di faglia che noi osserviamo in quella foto rappresenta una superficie come questa, che ha una immersione e un'inclinazione verso di voi, okay, che fuoriesce quindi dallo schermo, quindi possiamo infatti girare la nostra lavagna e farvi vedere la sua orientazione più o meno, okay, immerge esattamente così, possiamo tranquillamente dire che la faglia immerge verso di noi, il blocco che manca, immaginiamo come questa spugna, ha seguito questo movimento verso l'alto, okay? Quindi la nostra faglia è una faglia che ha sicuramente una componente inversa, perché il tetto rappresentato dalla spugna si muove verso l'alto rispetto al letto, e in più possiamo anche qui misurare l'angolo di Rayleigh che le strie formano con la rumbo, il piano orizzontale, e cioè questo angolo qui, che è circa 40 gradi. In questo caso possiamo dire che questa faglia è una faglia traspressiva in senso, sì, in senso, scusate, destro, ok? Quindi è una faglia traspressiva destra. Okay. Queste informazioni le abbiamo recuperate osservando gli indicatori cinematici. Lo ripetiamo perché magari può essere un pochino più complesso. Osserviamo quindi immediatamente la direzione delle strie di scorrimento, dopodiché osserviamo gli indicatori cinematici, come in questo caso le fibre incalcite, che ci danno il senso di spalmatura e quindi di movimento del blocco che stava sopra. La faglia immerge verso, quindi la faglia in sezione è esattamente così, d'accordo, ha questo, diciamo, questa orientazione, questa immersione. Il blocco di tetto, che è il blocco che sta sopra, si muove verso l'alto, d'accordo, quindi è una faglia che ha una componente inversa, perché il tetto si solleva. Guardando bene l'orientazione delle strie rispetto alla rungo, ci accorgiamo che c'è un angolo REC che è circa 40 gradi, che ci dà l'informazione che la faglia ha una componente del rigetto laterale. Quindi il blocco che sta sopra non solo si muove, diciamo, verso l'alto, ma relativamente anche in parte lateralmente. Se io guardo questo blocco che si muove in questa direzione rispetto
globo che ho dall'altro lato si muove relativamente verso destra, ok? Quindi rappresentiamo questa faglia come una faglia traspressiva destra. Quindi sono informazioni importantissime per la cinematica di una faglia. E ancora un altro esempio in cui si vede la superficie di faglia, la roccia, diciamo che rappresenta la roccia fagliata, in questo caso la calcite, i minerali, le fibre, i minerali che sono state spalmate su questa superficie non sono omogenei come erano qui, ma si vedono solamente in alcuni settori della nostra faglia. E anche qui il senso di spalmatura, quindi della calcite bianca sulla superficie di faglia, ci permette di attribuire, di stabilire che il blocco che stava sopra la nostra superficie di faglia, ok, si è spostato un po'. Se io prendo questo, la mia mano, come superficie parallela a quella che si vede nel monitor, la mia spugna rappresenta il blocco che si è spostato. In questo caso il blocco che si è spostato verso l'alto, perché il senso di spalmatura che si osserva da queste strutture qui, si vedono i gradini delle facce della calcite un po' come questa, ok? E quindi ci dà questo senso di spostamento verso l'alto. Quindi anche qui possiamo fare le stesse considerazioni di prima. Possiamo tracciare la traiettoria delle strie, ok, né più e né meno, e possiamo dire che il blocco che stava sopra si è spostato verso l'alto. Qui vediamo un altro indicatore cinematico. Osserviamo quindi una parete rocciosa, più o meno articolata, osserviamo chiaramente qui, e questa parete rocciosa è caratterizzata dalla presenza di queste strane allineamenti, si vedono qui abbastanza bene, che sono delle lineazioni, rappresentano delle strie di scorrimento, e lateralmente queste strie di scorrimento qui sono caratterizzate da un gradino di roccia, una faccia rocciosa. Quindi cosa vediamo? La caratteristica di questa faccia rocciosa qual è? Se la osserviamo bene in questa fotografia. Quindi osserviamo esattamente questo. Abbiamo una parete rocciosa che può essere definita dalla mia lavagna. Abbiamo una porzione di roccia che è qui fatta esattamente così, né più né meno. Quindi in questo settore osserviamo delle linee che ci danno il senso di scorrimento di un blocco che era appoggiato a questa parete. Questo è uno spigolo, questa è una profondità, è esattamente così, d'accordo? Né più né meno, ok? Ho riprodotto quello che c'è esattamente lì. Quindi questo, diciamo, blocco che stava appoggiato sopra, posso dire, utilizzando questi allineamenti, cioè queste strutture qui, che si vedono abbastanza bene, possiamo ingrandire, vediamo se ingrandendolo si vede un po' meglio, ma già è abbastanza, è chiara la distribuzione, diciamo, di queste linee, d'accordo, molto chiara. Se ci spostiamo lungo questa parete, ok, quindi possiamo dire che il blocco che stava sopra si è spostato o verso destra o verso sinistra, ancora non lo sappiamo. Guardando questa superficie qui, che è una parete, che è esattamente questa, ci accorgiamo che la superficie è fatta da pinnacoli, cioè ognuna di queste linee termina con un pinnacolo. Si vedono abbastanza bene questi pinnacoli. D'accordo? Si vedono qui chiaramente tutti questi pinnacoli che fuoriescono dalla parete. Ok? Non è una parete liscia. Se lo guardiamo bene in questo tratto, ci accorgiamo che è lo spigolo
di questa superficie è fatta da pinnacoli che sono fatti così. Questa geometria è la classica geometria delle strutture che abbiamo chiamato da presso soluzione, ok? Le stiloliti, le superfici stilolitiche. Quindi possiamo immaginare che il movimento relativo tra i due blocchi, ok? Quindi il blocco che è fisso, che è quello che noi osserviamo, e il blocco che stava sopra, si è spostato in modo tale da creare le condizioni di generare pressione su questa faccia qui, ok? Una pressione che mi ha prodotto la pressosoluzione, il processo di soluzione per pressione. Quindi quale può essere stato un movimento di un blocco che manca tale che su questa superficie sia avvenuta una compressione? Chiaramente il blocco che manca si sarà spostato verso, diciamo, la nostra destra, ok? O se vogliamo, la superficie che osserviamo, quindi il blocco che stiamo osservando, si è spostato relativamente verso sinistra. In questo modo quindi possiamo stabilire che questo blocco si è spostato da questo lato, quello che manca si è spostato da questo lato. Quindi abbiamo un movimento, diciamo, sinistro, d'accordo? Quindi questa superficie di faglia la possiamo definire come una faglia sinistra, d'accordo? In quanto se noi proviamo a fare da lungo di questa superficie, ci accorgeremo che l'angolo rake sarà esattamente quasi 0 gradi, cioè la retta di direzione della superficie, okay, quindi la lungo di questa superficie, sarà parallela alle strie di scorrimento, okay, che io osservo sulla superficie. Quindi in questo caso abbiamo una faglia trascorrente, trascorrente sinistra. D'accordo? Quindi questo l'abbiamo fatto utilizzando gli indicatori cinematici. In particolare queste facce stilolitizzate prendono il nome di gradini in gradini di roccia stilolitizzati. Possono essere o così grandi, dell'ordine dei 10 cm, o anche molto piccoli. Adesso possiamo vedere altri esempi. In questo caso troviamo una superficie perfettamente liscia, caratterizzata dalla presenza di evidenti linee, strie di scorrimento, e in questo caso osserviamo entrambi gli indicatori cinematici. In bianco la calcite mineralizzata spalmata sulla superficie e in rosso la traccia di gradini, la faccia di gradini in roccia, la roccia che costituisce il blocco, in questo caso che noi vediamo, stilolitizzato, infatti il bordo rosso non sono altro che dei gradini. Quindi cosa possiamo dire? Qui abbiamo schematizzato i due indicatori cinematici, quello che noi vediamo è da questo lato un gradino stilolitizzato che ci dà questo senso di movimento, ok? Quindi si oppone la faccia del gradino al movimento del blocco che sta sopra e l'opposizione crea la compressione, la pressosoluzione. Viceversa, laddove c'è la calcite si vede chiaramente come invece la parte nera di questo schema è stata spalmata. Quindi ancora una volta qui possiamo dire che il blocco che stava esattamente sopra la superficie che noi vediamo si è spostato verso l'alto, d'accordo? Quindi in questo senso di movimento. Vi ho raccontato che oltre a questi due indicatori cinematici ce n'è un terzo che è rappresentato dai cosiddetti solchi di abrasione, cioè dei veri e propri solchi lasciati dal raschiamento di
piccole porzioni di roccia che si trovavano tra i due blocchi che si muovevano e che hanno prodotto fisicamente l'erosione della superficie di Fabriano. La caratteristica si vede bene in questo schema, come il pallino nero rappresenta un frammento di roccia che è stato trascinato raschiando la superficie grazie alla presenza di un blocco di roccia che stava in questo caso sopra, che adesso non c'è più perché è stato spostato. In affioramento, nella realtà, si possono osservare, come si vede bene in questa porzione di roccia, cosa vediamo? Vediamo una zona liscia caratterizzata dalla presenza di queste strie, okay, questi allineamenti, quindi possiamo ricrearli qui. Ok? Le nostre strie hanno questa orientazione, più o meno, d'accordo? È abbastanza facile, intuitivo osservarle. Poi cosa osserviamo? Vediamo che nella parte centrale, lo possiamo ingrandire. Ok, nella parte centrale si osserva questa strana forma che qui è esattamente concava, lo vedete bene, ok? Quindi riconosco una forma che è esattamente questa di qua, d'accordo? Ci siamo, riconosco questa geometria. Qual è l'informazione che mi dà questa geometria? Se io guardo bene, mi accorgo che la porzione che io ho qui è più profonda di quello che trovo qui. Ok? Quindi se io volessi vederlo in sezione, questo schema, potrei vederlo esattamente così. D'accordo? Né più né meno in sezione. Quindi questo incavo qui non è altro che questa porzione che trovo qui. Questo mi aiuta a capire che il blocco che stava sopra, ok, si è spostato relativamente seguendo questa traiettoria. D'accordo? Quindi si è spostato verso il basso e relativamente verso la parte destra di questa lavagna. Quindi, al solito, utilizzando la rumbo di questa superficie, che sarà più o meno una linea fatta così, misurando l'angolo di break, ok, che la stria forma con la rumbo, circa 40 gradi, posso definire questa faglia come una faglia tra stensiva sinistra. Perché? Perché la faglia immerge verso di voi, che fuoriesce dalla lavagna, il blocco che stava sopra, il blocco di tetto è scivolato, quindi componente diretta, ma si è anche spostato relativamente in senso sinistro. Ok? Quindi questa è una faglia tra stensiva sinistra. Quindi vedete come è facile, dall'osservazione di un affioramento, risalire alla cinematica della nostra faglia e quindi ricostruire il movimento che i blocchi di roccia hanno subito nel corso dei millenni e dei milioni di anni. Andiamo ancora avanti. Qui vediamo ancora dei particolari, una superficie, in questo caso è una roccia bianca, omogenea, una calcolitite. Vediamo che all'interno di questa superficie si intravede una certa allineamento lungo questa direzione e osserviamo la presenza di alcuni solchi come questo, bellissimo, che possiamo ingrandire. In questo caso vediamo questo solco meraviglioso, d'accordo, che ci dà anche questo il senso di movimento del blocco
manca, cioè quello che stava sopra, che lo immaginiamo con la manina, che si muove verso sinistra, cioè il frammento di roccia ha scavato questo solco muovendosi da destra verso sinistra. Quindi in questo caso, dal punto di vista geologico, questa è una faglia trascorrente in senso destro, perché il blocco che abbiamo di fronte si muove relativamente verso la nostra destra, ma di fatto è una faglia, una bellissima faglia trascorrente. E gli indicatori cinematici che utilizziamo sono i solchi di abrasione. Qui se ne vedono anche degli altri, che è un po' più piccoli, ma questo è quello più caratteristico. Andiamo ancora avanti. Qui continuano ad esserci dei solchi di abrasione, sono altrettanto ben evidenti, ok? Queste strutture non sono altro che dei solchi che hanno seguito questo senso di movimento, cioè il blocco che stava sopra è stato spostato, ok, lungo questa direzione, scavando e trascinando dei solchi, un po' come potrebbe avvenire se io mi muovo così con le unghie sulla nostra superficie, scavando appunto questi solchi. E ancora, qui ancora più evidenti e ancora più spettacolari, possiamo ancora una volta ingrandire, si vedono benissimo le strie di scorrimento, queste linee, ok? E questi solchi, queste strutture che hanno questa parte più profonda, qui meno profonda, qui ce n'è un altro, qui ce n'è un altro, anche questo è associato a un movimento, il blocco che stava sopra si è spostato in questa direzione. Quindi anche questo, diciamo, una faglia destra. A questo punto possiamo continuare la nostra presentazione aggiungendo un altro elemento nel campo degli indicatori. Abbiamo detto che quelli che abbiamo appena descritto costituiscono degli indicatori cinematici che si osservano direttamente sulla superficie di faglia, quindi strie di scorrimento, solchi di abrasione, gradini di roccia striolitizzate, o gradini o fibre incalcite o mineralizzate. In questo caso cosa succede? A volte, durante il movimento, la roccia diciamo che sta immediatamente sopra o immediatamente sotto la superficie di faglia, si deforma, l'abbiamo definita zona dei danni, okay, rispetto al corpo. All'interno di questa zona dei danni la roccia si deforma e le caratteristiche, le geometrie delle fratture che si osservano in questa porzione dei danni della roccia fagliata, si può risalire alla cinematica del movimento. Esistono due grandi famiglie degli indicatori cinematici che si possono osservare nella porzione immediatamente sopra o immediatamente sotto la superficie di fondo. Possono essere delle strutture fragili, quindi delle fratture cosiddette estensionali, oppure possono essere delle fratture di tipo compressivo, che si sviluppano in un contesto di compressione, che prendono il nome di strutture duttile fragile o gauge di faglia. Le fratture in campo estensionali prendono il nome di sistemi di Riedel, questo è il nome che viene dato a questo set di fratture. E le fratture sono organizzate in questo modo. Immaginiamoci una roccia che sta immediatamente sotto, immediatamente sopra la superficie di faglia, come in questo caso, in questa foto, cosa vediamo? Vediamo la superficie striata, questa di qua, che è la superficie di faglia sul quale il blocco che stava sopra si è mosso o verso il basso o verso l'alto. Se guardiamo la parte in profondità, quindi la porzione di roccia immediatamente sotto la superficie, possiamo individuare una serie di fratture, okay,
la cui orientazione in geometria può essere indicativa del movimento del blocco che sta sopra questa sola. Nel caso di sistemi di ridere si possono formare una serie di fratture come queste, ok? Che prendono il nome di fratture. Quindi immaginate questo schema posizionato in questa porzione qui di roccia. Quindi sto guardando lateralmente la mia superficie, il corpo roccioso che sta in questo caso sotto la roccia. Quindi cosa abbiamo? Possiamo avere delle fratture così organizzate fatte da un sistema così definito R, che non è altro che un set di fratture, okay, che formano circa 10-15 gradi di inclinazione rispetto alla superficie principale di movimento, quindi in questo caso sulla superficie di faglia. Okay. Queste prendono il nome di fratture tipo R e hanno un movimento che si dice sintetico, cioè hanno una inclinazione, una inversione della superficie, un movimento simile a quello della faglia principale. Le fratture che invece formano un angolo di circa 60 gradi, ok, 60-70 gradi rispetto all'orientazione del piano di faglia principale, prendono il nome di frattura di Riedel R1, li possiamo disegnare qui nuovamente. Ok, quindi abbiamo questo set di fratture, quest'altro set di fratture, ok? Questi li chiamiamo R, sistemi di Riedel R1, sistemi di Riedel R. R hanno un angolo, formano un angolo di 10 gradi circa con l'ipotetico piano di scorrimento principale, la R1 forma un angolo fino a 70 gradi, ok, quindi devo fare un po' più inclinate. Ok. Quest'angolo qui. E da cosa sono caratterizzate? Le superfici di tipo R, i sistemi di Riedel R, sono caratterizzate da un movimento sintetico che si muove così, mentre queste sono organizzate da un movimento di tipo antitetico rispetto al piano principale. Però questa cosa ci serve? Se noi osserviamo un set di fratture così orientate, in una porzione immediatamente sotto la superficie di faglia, possiamo stabilire che la nostra superficie di faglia sarà circa orientata così e il movimento che è avvenuto all'interno di questa roccia è un movimento che viene definito taglio destro. Quindi se io prendo idealmente un blocco roccioso che ha un certo spessore, superficie superiore, superficie inferiore. Questo blocco roccioso, gli impongo un senso di taglio, diciamo così, in questa direzione qui, un senso quindi, per voi lo vedete in senso destro, d'accordo, o se volete un movimento rotazionale orario, perché la roccia continua dall'interno, se io provo a deformarla attraverso questa coppia di sforzi, la roccia presente all'interno subirà una rotazione oraria, ok? In questo caso subirà, diciamo, una rotazione che seguirà questo senso. D'accordo? Questa coppia di forze produrrà una rotazione oraria della roccia presente all'interno. Questa insieme rotazione oraria imposta da questo movimento in taglio destro produrrà delle geometrie specifiche, delle fratture con un'orientazione specifica che prendono il nome di sistemi di Riedel e quindi ci permettono di utilizzare l'orientazione di queste fratture per ricostruire
la cinematica dell'uomo che sta sopra o dell'uomo che sta sotto. In campagna si osserva esattamente così. Ok, vedete, questo è uno strato di roccia su una parete, abbiamo delle chiare linee come questa, che è un sistema di fratturazione associato ad un altro. Questo ci dà chiaramente l'informazione che la coppia di forze che ha prodotto questa distribuzione delle fratture sarà una coppia di forze in taglio destro, come qui rappresentato, che ha prodotto una rotazione oraria delle strutture. Cosa succede però nel dettaglio? Se io applico ho uno strato roccioso, questo è l'alto dello strato roccioso, questo è il basso dello strato roccioso, che è uno strato visto in parete, d'accordo? Quindi lo strato continuo esce fuori dalla parete. Se io applico fisicamente una forza, uno sforzo a questa superficie, cioè io tendo a muovere la porzione che sta sopra in questo senso e la porzione che sta sotto in questo senso. Okay? Quindi applico uno sforzo di taglio destro che mi produrrà all'interno della roccia una componente di rotazione oraria. Allora, cosa succede? La porzione dello strato roccioso, chiaramente, ogni singolo elemento, granello presente qui, rispetto ad uno che sarà presente immediatamente nella parte sottostante, dovranno spostarsi questo in questa direzione e questo in questa direzione. Ok? Quindi la roccia è sottoposta ad una tensione. Questa tensione può risolversi, cioè la roccia può assorbire questo sforzo deformandosi attraverso due modi. Uno in maniera fragile con delle fratture estensionali, cioè delle fratture dove si crea un certo spazio all'interno della frattura che può essere riempito da minerali secondari. Se si formano delle fratture estensionali, queste fratture associate a questa coppia di sforzi saranno orientate esattamente così. Avranno una distribuzione che si definisce M-echelon, okay? Una deformazione cosiddetta a gradoni, dove all'interno di queste fratture si può cristallizzare della calcite o del quarzo, dei minerali secondari. Ma quello che è importante è che questa superficie di roccia rispetto a questa superficie di roccia si allontanano l'una rispetto all'altra, si aprono, ok? E che la distribuzione con questa geometria ci permette di stabilire che il senso di taglio è destro. È chiaro che noi in affioramento non vediamo le frecce, okay? Vediamo la distribuzione delle fratture e quindi dalla distribuzione delle fratture ricostruiamo qual è il senso di movimento del blocco che sta sopra o che sta sotto. Quindi facciamo cinematica. Bisogna però ricordarsi che generalmente durante il movimento che è costante, l'angolo che la frattura di estensione forma con la superficie basale o la superficie sommitale è un angolo che si mantiene sempre costante durante il movimento. Di conseguenza, più io vado avanti, più queste fratture si devono deformare. Quindi se io vado con questo tempo t con 1, se vado al tempo t con 2, ok, cosa ottengo? Ottengo che
mio puntino si è spostato un po' più a destra e questo un po' più a sinistra, la mia frattura si è necessariamente deformata in questo senso. Ne faccio un'altra. Spesso, anzi quasi sempre, le fratture estensionali in campagna si osservano così, cioè subiscono ancora una rotazione, si riconosce quel senso di trascinamento che abbiamo visto sui piani di faglia, sulla stratificazione. Ma siccome in questo caso le fratture sono caratterizzate dalla presenza di calcite all'interno, sono delle fratture estensionali e ancora una volta il mio movimento è di questo tipo, con un senso di rotazione orario che mi ha prodotto la deformazione del mio originale frattura estensionale, un po' come si vede in questo disegno. Se il sistema continua ancora a muoversi, potrebbe succedere che all'interno questa porzione di roccia si romperà lungo una linea che andrà a costituire una nuova superficie di movimento, ok? Quindi, come si vede chiaramente nell'immagine a destra. Questi sono strutture veramente importanti e che spesso si osservano, scusate, chiuso inavvertitamente, ok, eravamo arrivati qui, ok, quindi in campagna quello che si osserva, quali indicatori cinematici associati alle strutture tensionali, questo si chiamano sistemi di tension gauge o fratture estensionali, en echelon, quello che si osserva è la roccia incassante e queste porzioni bianche che rappresentano delle fratture estensionali che sono state, scusate, è rimasto aperto, okay, delle fratture estensionali che sono state, diciamo, aperte, riempite da un minerale, in questo caso è calcite bianca, ma che ci permette di riconoscere chiaramente la geometria sigmoidale, quindi queste sigmoidi, okay, queste strutture che ci danno il senso di taglio, okay, il senso di una coppia di sforzi che ha prodotto le singole distribuzioni. En echelon è un termine francese che si utilizza a livello internazionale per la distribuzione di queste strutture. Direi che per oggi va bene, basta così, perché diciamo, sono delle cose abbastanza complesse che vanno maturate e che comunque continueremo nella lezione di domani osservando, vi anticipo, tutta una serie di affioramenti dove è possibile osservare queste strutture con le caratteristiche che diciamo necessarie e utili per ricostruire la cinematica dei movimenti avvenuti durante la deformazione. Buon pomeriggio, buona continuazione e ci vediamo domani.